Nella scorsa puntata, nel giro di 2 giorni siamo passati per Verona, Riccione, numero 00, Gue Pequeño, per poi sostare 2 giorni a Polignano, tra cibo, cibo, mare e cibo. Se non avete visto questo video, trovate l'episodio precedente nella in alto a destra e possiamo procedere dall'inizio del quarto giorno. Buongiorno. Sto andando a piedi a riprendere la macchina perché questa mattina si lascia Polignano e si raggiunge Brindisi. Sono appena arrivato e ho già una focaccia con le patate e il rosmarino in mano. Non è neanche unta. Da qui in poi siamo praticamente raccomandati da Giuliano e da adesso in poi non so cosa succederà. Siamo appena arrivati in questa umile villa, trovate tutto il tour su un video dedicato, probabilmente spunterà sulla in alto a destra. Adesso pranzetto sotto il patio, ore 15, in Veneto a stasera starei preparando la cena probabilmente. Piccolo appunto, avevamo chiesto di mangiare qualcosina di rapido. Patate e cozze ripiene al sugo, frittino misto, tartar di tonno, risottino di mare, cozze gratinate, tutto naturalmente per due. Cozze col sugo. Cozze con più sugo. 4 kg di cozza. Mamma mia, pazzesco. Voi siete sul divano? Quelle della nonna avevano così tanto gusto, sapore, che poi tutto quello che mangiavamo, anche i giorni dopo, sapeva di cozza ripiena. Adesso mi sa che mi metterò a lavorare un pochettino. Appena ricaricata tutta la macchina, e non perché ci hanno sbattuto fuori, ma perché cambiamo villa. Alla sera siamo andati a cena alla locanda Tili Spilusi a Brindisi, che sarebbe un posto paradisiaco dove rischi di piangere dalla felicità ogni volta che ti arriva un piatto. Abbiamo iniziato con questo in tre, scampino, un po' di scampi crudi, procedendo con queste seppioline grigliate, carciofi grigliati e pomodorini datterini gialli. Un altro piatto pieno zeppo di gamberi rossi e scampi crudi. I gamberi sono i miei preferiti. Pazzesco. Molto probabilmente potrei mangiarli all'infinito. È davvero difficile che io riesca a saziarmene, sempre rimanendo negli antipasti una pizzetta. Una margherita semplice e molto buona che ha dato uno stacco assurdo dal pesce crudo. Questa pizza è stata salata con l'acqua di mare purificata. Che bello mangiare. È appena arrivato del carpaccio di tonno. Gli antipasti non erano ancora finiti. Carpaccio di tonno, carpaccio di tonno, carpaccio di tonno. Finalmente poi è arrivato il primo. Chicche saltate in pomodorini gialli datterini con pesto di basilico fresco, vongole veraci in cottura, tartar di gambero rosso siciliano e burrata. Gambero, vongola, burrata e gnocchi. Questo piatto non saprei neanche come descrivervelo. Neanche le pupille gustative capivano cosa stava succedendo. Devastante, pazzesco. Ho fatto troppo poco. No. Pazzesco, pazzesco. Passiamo poi al secondo primo. Mamma. Ravioli ripieni di melanzane, scamorza, stracciatella fumicata, con capocollo di Martina Franca, pomodoro giallo datterino, funghi cardoncelli e aglio e olio. Anche qui mi dispiace che tramite internet non si possano condividere i profumi. E a un certo punto arriva questo barattolino ripieno di tutti i crostacei dell'Adriatico, da versare sopra queste bruschette con pomodorini allocati sopra. Il risultato è stata una bruschetta paradisiaca. Ho finito gli aggettivi qualificativi. E naturalmente tutto il pesce che c'era all'interno del barattolo. Scampo cotto. Per concludere, tra virgolette, un dolce al babà, un dolce al caramello mu. L'ultimo sinceramente non me lo ricordo. La torta al mu, no, cioè non potete, non potete capire. Finito tutti quanti gli altri dolci. E quello che non vi ho detto è che tutte le cose che avete visto in questa cena non le abbiamo ordinate noi, ma tutto sotto consiglio di Fabrizio, che è il proprietario della locanda Tili Spilusi e un grandissimo amico di Giuliano, che tra l'altro a fine cena ha offerto uno champagnino. Poteva essere finita qui la serata? Potenzialmente sì, ma ai supplementari mi è arrivato in mano un tiramigiù inventato dalla locanda. Un altro dolcetto, dato che gli altri tre, secondo Fabrizio, non bastavano. E dopo il tiramisù abbiamo finalmente finito la cena. E non ho ancora bene capito dove mi sono risvegliato. Quando siamo arrivati ieri era un po' buio. Guardate che roba. Ma cos'è sta roba? Smart working. Sembra uno di quelli che vende i corsi. Ho appena finito di editare il video per il 19 settembre e adesso faccio finta di essermi meritato un bagno. È freddissima. Mi sono appena cambiato perché questa mattina vado ad imparare come si fa riso, patate e cozze. Qui lo chef della locanda Tili Spilusi mi ha insegnato come fare riso, patate e cozze. Come il mio solito ho ripreso tutto dalla A alla Z. Mi sembra un po' eccessivo mettere in questo vlog tutto il tutorial. Se volete un video su questo piatto tipico, scrivetemelo qui sotto con un commento, che ne creo uno apposito per il secondo canale. Essendo in Puglia poi naturalmente non poteva mancare l'assaggio. Sempre essendo in Puglia, da un assaggio è diventato un vero e proprio pranzo. Finito il piatto ero davvero molto contento, perché era la prima volta da quando siamo arrivati in Puglia che per pranzo mangiavamo solo una porzione di cibo. Non ho fatto ora a fare questo pensiero che avevo una focaccia tra le mani.
si mangia sempre qua. Ah, e aspettate, come se non bastasse. Il panino con la frittata di capocollo di Martina Franca, col pomodoro secco e formaggio stracchinato di Masseria. Il pomeriggio invece abbiamo deciso di spenderlo in totale relax nella villa in cui soggiornavamo. Se siete interessati al villa tour, come prima lo trovate nella in alto a destra. È uscito giusto qualche mesetto fa. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Pomeriggio passato in piscina, me lo sono goduto davvero tanto. Questa sera si ritorna alla locanda a Tili Spilusi. Ieri abbiamo avuto un assaggio della guerra che ci aspetterà questa sera. Ma questa sera si combatte. Prima di andare a combattere però andiamo a prendere la Sara del Colle, che sta atterrando esattamente in questo momento all'aeroporto di Brindisi. Eccola, direttamente da Venezia. Il prosecco dove l'hai lasciato? Sarà ritirata ore 10:20, orario perfetto pugliese per cenare. Bene, il combattimento può iniziare. Cioè, questa è stata la partenza. Una filiata gigantesca. Aspetta, c'è riuscita a percepire che queste immagini stanno parlando? Va che roba spaziale! 1,6 kg di filiata. Buon appetito! Stanno arrivando un paio di antipasti. A questo punto sono andato letteralmente in panico. Sono arrivati così tanti antipasti insieme che non sapevo dove riprendere. Gamberetti in salsa rosa. Mangio tutti io questi. Mozzarellina con crudo. Ne stanno arrivando altri. Mamma le polpette. Prosecco, il colle. Sono agitato. Tortino, ricotta, basilico e crema di formaggio. Parmigiana, cacio e pepe. Polpetta. Involtino con bacon, formaggio. Fabri le polpette, devastanti, eh. Stiamo mangiando insieme a Fabrizio, che è il proprietario. La cosa bella è che accanto a lui ha il palmare per ordinare. 150 scampi, polpette, riso, patate e cozze. E questi, top 3. Fonduta. È un running questo qua. Feta zaganaki. È della tua zona, secondo me. Sicuro. Questa qua è una polpetta fritta. È quella quell'altra, solo che è passata in friggitrice. Scampetto crudo. Calamari cinesi alla Giuliano. Tartar di gambero. La caccia e pepe direttamente in forma di pecorino romano. Ma che roba. Risultato finale. Spumone con cupeta. Tirami succhialo. Panna cotta al cioccolato. E il tirami giù più. Di Fabrizio. E tu non reggi più. Ed è qui che è finita la battaglia. Solo rivedere queste immagini, sono sazio per un'altra settimana. In descrizione, a parte il mio shop, l'attrezzatura, i social e tutte quante le altre cose noiosissime, vi lascio anche tutte quante le info sulla locanda di Fabrizio. Se siete in Puglia dovete andarlo a trovare per forza. Anche la seconda parte è arrivata alla conclusione. Ci vediamo con il continuo di questo tour de force domenica prossima alle ore 13:30. Ciao!